2021 continua, ci troviamo allo stand di Rancilio Group, un'azienda che realizza macchine per il caffè professionali destinate a un pubblico scelto in tutto il mondo e siamo in compagnia di Luca Criti, il responsabile vendite Italia. Luca, bentornato. Bentrovato Fabio, bentrovato e bentrovati a tutti. Finalmente ci troviamo ad Ost in una situazione di semi-normalità, grazie a tutti, sono contentissimo. Una semi-normalità che abbiamo visto nelle ultime 48 e più ore, siamo al terzo giorno di esposizione, ritrova tantissimi espositori contenti e questo perché nelle ultime 48 ore ci sono stati tantissimi visitatori. È vero, siamo molto felici dell'affluenza e c'è stata parecchia curiosità, tantissime persone sono venute a trovarci, tantissimi vecchi amici, quindi questo ci fa molto piacere e ci auguriamo che sia l'inizio di un ritorno alla vecchia, al vecchio mondo, ecco, parliamoci così. E allora, diciamo a tutti loro che cosa è accaduto negli ultimi 18-19 mesi in cui gioco forza a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid, di cui non desideriamo più parlare, in casa Rancilio. Fabio, abbiamo lavorato come pazzi. Abbiamo lavorato tantissimo per poter dare in questa fiera una serie di prodotti nuovi che abbracciano tutte le categorie del nostro mondo. Quindi partiamo con due versioni di Silvia, che è la macchina da famiglia che voi conoscete tutti, un'icona del mercato, che vanta numerosi follower e forum sulla rete. Quindi abbiamo implementato questa macchina con due modelli, Silvia Pro, con due caldaie e il controllo della temperatura, quindi il PID Pro Plus, con non solo il controllo della temperatura ma anche col purge e con una soft infusion. Questo solo per quanto riguarda la macchina, la parte home. Abbiamo presentato due restyling per quanto riguarda il medio e il medio alto di gamma. Abbiamo presentato un macinino stile che è praticamente il perfetto connubio con la macchina Silvia, ma anche nei locali che non hanno che vogliono implementare e aumentare la parte di macinato sia monorigine sia decaffeinato, quindi sta bene anche nel bar professionale. Dopodiché abbiamo presentato, salendo di gamma, la nuova 20, che comunque qualche anno che abbiamo, ma che comunque ci sta dando tantissimi riscontri. La 11, la classica 11 che abbiamo, ma comunque sta vivendo una seconda giovinezza perché piace molto alle persone. La RS1, che alle nostre spalle, che praticamente presentiamo con colori di tendenza e con una nuova funzione implementata, brevetto Rancilio, che è il blooming, che è pre e post infusione. Quindi diciamo che dal punto di vista della gamma siamo veramente stati molto in alto. Poi non solo i macinini, presentiamo un Crio Evo che ci permette di essere ancora migliorativi rispetto al vecchio Crio e l'Elite, che è un progetto del Crio Evo, un'implementazione che presenteremo prossimamente, che facciamo vedere qua in fiera in anteprima. Lato macinini abbiamo attivato delle joint venture con i principali produttori di macinini Fiorenzato e Mazer per fare in modo di trovare un sistema, e l'abbiamo trovato qua da vedere, con del macinino che parla con la macchina e si autoregola a seconda delle informazioni che gli dà la macchina tradizionale. Quindi le catene, o laddove c'è un turnover elevato di persone che non hanno la capacità o comunque ancora le skill per gestire la macinatura, non hanno più neanche questo problema. Lato Egro, che è sempre il nostro punto di riferimento per quanto riguarda le superautomatiche, presentiamo un entry level che ci permette di entrare nel segmento degli 80-120 caps giorno con un modello molto molto economico e molto molto performante come da nostra tradizione. Presentiamo un progetto di restyling, anzi in realtà è una vera e propria macchina nuova, che è la Cube
che quello, questa, la Cube è la macchina, diciamo, entry level. La Mod, che è quindi il restyling, che presenteremo l'anno prossimo, entro la fine dell'anno. Abbiamo telemetrizzato tutte le macchine con dei progetti di telemetria, quindi controllo da remoto e quant'altro. Da remoto uno può vedere consumi piuttosto che parametri, malfunzionamenti, in maniera tale che il tecnico, specialmente nei paesi dove le macchine sono sparse, il tecnico arrivi e abbia già idea di cosa deve cambiare, quindi tempi di realizzo e tempi di manodopera molto molto inferiori, perché comunque questo viene già, come dire, il problema viene già risolto alla base. Quindi, che dire, Fabio, io sono felicissimo, perché prima di tutto di vedervi, di vederti così bello in forma. E ragazzi, venite a trovare sui nostri canali social, LinkedIn, Facebook e Instagram, oppure sul nostro sito completamente rifatto, che vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ecco, allora, tu hai fatto davvero un quadro completissimo, bruciandomi tutte le domande che mi ero preparato come al solito, e però io non lo nascondo, sono rimasto estremamente contento, soddisfatto e anche un po' meravigliato per la quantità, la mole di cose che sei andato a presentare, appunto citando le varie macchine e novità realizzate nel corso degli ultimi 18 mesi. È quasi imbarazzante, perché sono tantissime. C'è stato un enorme dispendio e impiego. Non dispendio è una parola che potrebbe essere mal interpretata. Impiego di energie, sia fisiche, sia economiche, sia temporali, mentali. Quindi abbiamo fatto veramente, veramente 2 anni a pensare a come stupire tutti i nostri, il nostro pubblico, i nostri clienti, insomma il nostro mercato, con soluzioni sempre più all'avanguardia. Perché il nostro, diciamo, uno dei nostri pilastri del nostro stato mentale è quello di non accontentarsi di quello che è già perfetto, ma cercare di renderlo ancora perfettibile, perfezionabile. Quindi vogliamo andare avanti su questa strada, e le prove ce le creiamo noi, se non ce la fa il mercato, insomma. Poi ci sei tu che ci pungoli, quindi va bene, siamo contenti. Mi hai stupito, grazie Luca per il preziosissimo contributo. Grazie a voi, grazie a tutti. E noi continuiamo per presentarvi tante altre novità presenti qui a OS 2021, la fiera della ripartenza. Ciao Luca! Ciao a tutti, grazie!